Da una parte c'è una squadra, c'è un allenatore, gente che ha dimostrato in campo quello che doveva, tra mille difficoltà societarie, silenzi e assenze. Dall'altra c'è una tifoseria ormai stanca che ha un pensiero fisso, quello di cacciare i mercanti dal tempio. Così hanno ribadito anche gli esponenti del Supporter Trust nell'affollata assemblea dal titolo Dignità per i nostri colori. Via questa società hanno ribadito i tifosi al sindaco, all'assessore allo sport e al vice sindaco. L'era Chiodi e Company per loro è giunta definitivamente al capolinea. La soluzione alternativa è nel momento in cui abbiamo un bilancio consuntivo al 30 giugno 2017 che ancora non viene approvato, che potrebbe forse essere approvato nei prossimi giorni, ma senza un'iniezione poi di risorse fresche che sono quelle che servono, diciamo, per portare avanti la società. Quindi nel momento in cui non c'è più un'intenzione di fare calcio in maniera seria, l'unico progetto serio per quanto ci riguarda è ripartire da capo. Quindi o questa società ha la serietà di portare, assumersi le sue responsabilità e di portare libro in tribunale, o comunque e lì si potrà esperire eventualmente il tentativo difficile, complicato, di provare a salvare il titolo sportivo, altrimenti comunque la strada è sempre ripartire con una nuova società. Il sindaco Biondi da parte sua ha detto quello che il comune può e non può fare. Sostanzialmente, per semplificare al massimo il concetto, il comune ha ribadito Biondi deve trattare tutti alla stessa maniera, dunque l'Aquila Calcio, l'Aquila Rugby, chi è moroso nel progetto case, non sono sotto ricatto da nessun imprenditore, ha chiarito Biondi, e la mia storia politica è nota. Come si sa, l'Aquila Calcio ha un debito con il comune di 135.000 euro relativo al campo da gioco e al progetto case abitato dai giocatori. Un piano di rientro è stato proposto dall'amministratore Miani tempo fa, ma sono gli uffici comunali, ha detto Biondi, a doverne valutare la consistenza. Secondo tale piano la società a luglio 2018 comincerebbe a pagare in 48 rate il debito. I tifosi però lo incalzano e ribadiscono la loro ferma posizione. Si fa strada anche quella che ad oggi rimane solo un'idea e un'ipotesi, quella di creare una nuova società parallela, come accade in molte città italiane. Tutto da vedere, tutto da verificare. Intanto c'è un'assemblea dei soci imminente, il 23 in prima convocazione e il 26 in seconda. Nei punti all'ordine del giorno anche le dimissioni dell'AD David Miani. Il bilancio probabilmente verrà anche approvato, ma Chiodi e Company, ha detto il sindaco, hanno sempre detto a me che loro stanno pagando i debiti ma hanno difficoltà per la gestione corrente. Insomma, un quadro sempre più nuvoloso, e domenica c'è un derby, l'Aquila Vezzano, un derby di cartello, ma molti tifosi hanno già detto non parteciperanno. Quello che noi possiamo fare e quello che noi faremo sarà quello di chiedere alla società di onorare gli impegni che ha preso con il Comune dell'Aquila come ente. Dopodiché noi l'estate scorsa abbiamo cercato di svolgere anche un ruolo di sensibilizzazione dell'imprenditoria, della piazza, rispetto alle necessità dell'Aquila Calcio, e purtroppo la risposta è quella che vediamo. Quello che io chiedo alla società, e già l'ho detto in un comunicato che ho fatto insieme all'assessore allo sport Alessandro Piccinini, è che la società non può più percorrere una via di mezzo, deve decidere o di onorare il campionato portando a termine quello che c'è da fare, oppure chiuderla qui e non trascinare più avanti l'agonia.